Buongiorno, buon caffè. Credo che sia davanti alla morte che si vede la vera dignità di una persona. E non sto parlando della propria morte, anche sicuramente, ma soprattutto quello della morte degli altri. Che cosa siamo capaci di dire o fare di fronte alla morte di qualcuno che magari in vita in qualche modo ci era ostile o non apparteneva esattamente al nostro profilo di persone amate. Credo che sia proprio di fronte alla morte degli altri, di fronte a quel cancello che prima o poi varcheremo anche noi, che si gioca veramente la mia capacità di essere umano, di mostrare tutta la mia umanità, di mostrare quello che realmente ho dentro il cuore, quello che realmente provo, perché è soltanto lì, in quel momento in cui io riesco a esprimere la pietas, in senso proprio del termine, in senso latino anche, cioè quella capacità di sentirmi vicino all'altro, di sentirmi in qualche modo lui, di provare quella empatia che oggi è così di moda, è soltanto lì che io riesco a mostrare a me stesso e agli altri che cosa sia l'umanità, che cosa sia quel senso di fratellanza che tutti andiamo sbandierando in maniera a volte talmente imbarazzante da essere ridicola, e che poi in realtà non sappiamo vivere, perché comunque la nostra idea di fratellanza è per quelli che dico io, per quelli che la pensano come me, per quelli che in qualche modo mi sono vicini, gli altri lontani, ma che muoiono pure, che poi muoiono al mare, o muoiono annegati, o muoiono nella pancia della mamma, o muoiono in una clinica svizzera, chi se ne frega, non sono quelli di cui io voglio occuparmi. Qui veramente, al netto di tutto, si gioca l'umanità, si gioca la capacità di mostrare quanto siamo veramente persone umane. Buongiorno e buon caffè.